Siamo da Giancarlo Bucci e siamo venuti a trovarlo qui nel suo laboratorio perché è in partenza per l'ottavo festival di Favolà. Ok, allora Giancarlo, Sì. finalmente è arrivato il momento tanto atteso di questo festival, di questo ottavo festival di Favolà Favolà. e ovviamente si parlerà di Pinocchio. Dunque, il Festival di Favolà, che quest'anno è l'ottava edizione, sarà un'edizione straordinaria, perché ogni anno si è svolta a San Benedetto del Tronto, ma quest'anno, in occasione dell'anniversario del terremoto, viene portato nelle zone terremotate. Quindi io sto aspettando il camion per caricare questa roba e partiamo domani per Amatrice. Ad Amatrice sarà dal 26 al 29 agosto nella scuola elementare. Poi andrà dal Qua del Tronto dal 2 al 4 settembre nel nuovo centro pastorale. Poi sarà a Norcia dall'8 all'11 settembre nella scuola elementare. In questi tre paesi ancora distrutto dal terremoto, si cercherà di portare qualcosa di interessante, specialmente per far divertire o per far passare un po' di tempo diverso da quello che hanno fatto per tutto l'anno i bambini, che il terremoto purtroppo li ha sconvolti. Quindi si andranno non solo con il mio Pinocchio, che io ho illustrato tutta la favola di Agovitti, ma si andranno anche con mostre, con incontri, con laboratori, con cinema, con teatro, c'è di tutto. Quindi a sabato c'è l'inaugurazione della mostra, poi ci sta ricostruito lo studio di come lavorava Iacovitti. La domenica c'era una volta Iacovitti, dunque quest'anno passo un attimo alla fine, perché quest'anno sarà tutto impostato la mostra con Pinocchio. E Iacovitti, che era un disegnatore abruzzese, quindi lui nasce a Termoli, che è morto da 20 anni, ha illustrato tre favole di Pinocchio, forse le più belle illustrate di tutte le favole illustrate di Pinocchio. E quindi ci sarà un tributo a Iacovitti, sia ad Amatrice, sia ad Arquata che a Norcia, dove sono presenti i nipoti. Ad Amatrice c'è presente Franco Iacovitti, un nipote. Ad Arquata del Tronto c'è presente Andrea Iacovitti, un altro nipote, ma a Norcia, a fine festival, sarà presente Silvia Iacovitti, l'unica figlia di Benito Iacovitti. E a 20 anni dalla sua scomparsa, il Festival Favolà vuole dedicare uno spazio al grande fumettista italiano, Benito Iacovitti. Lo fa attraverso i pannelli creati dall'artista Giancarlo Bucci, che sono io, che ha disegnato le scene create al maestro per Pinocchio e con incontro a lui dedicato. Al termine ci sarà un laboratorio con disegni per disegnare alla Iacovitti in tutte e tre le zone. Ci sarà un laboratorio per i bambini dove io insegnerò a disegnare come disegnava Iacovitti. Spero di poterlo fare. Quindi è un evento molto importante. Ci sarà teatro, laboratori, mostre. C'è un collezionista napoletano che porterà tutta la collezione, tutti i francobolli che hanno rappresentato l'immagine di Pinocchio nel mondo. C'è una collezionista, un avvocato di San Benedetto del Tronto, Guidi, che ha una collezione di Pinocchio, ma veramente da gran museo. Quindi è un evento molto bello, molto importante, molto intelligente, con tante cose molto, molto, molto divertenti. Ma una cosa incredibile, che forse molti ricorderanno, il famoso Pinocchio del film di Comencini, Andrea Balestri, sarà presente a Norcia a fine festival, e quindi tutti potranno rivedere questo personaggio di cui si è innamorata tutti i bambini che adesso sono grandi, come lui ha più di 40 anni. Quindi sarà una cosa molto, molto, è molto attesa. Si sono interessate molte istituzioni, tutti i sindaci della zona, dove io dormirò nel container di un prete che gli hanno dato la casa, quindi tutto fatto così molto a titolo di beneficenza quasi. Ci sarà poi anche, una cosa interessante, ci sarà una mostra di 30 quadri, di 30 pittori, di cui ci sono anch'io. Direttamente un quadro è arrivato dal Giappone, a soggetto di Pinocchio, tutti della stessa dimensione, dove ci sarà un'asta per beneficenza, quindi si possono comprare anche
anche virtualmente, perché una casa d'aste si è prestata a fare l'asta proprio a livello nazionale. Io ho presentato questo quadro. Se ce lo vuoi, ce ci vuoi far vedere, anche se Sì, c'è una scritta sì, dietro. sì, sì. Dunque io, questo non è altro che l'immagine del giudizio universale, di quando Dio tocca il dito di Adamo. Io ho rifatto la mano di Michelangelo, ben interpretata, che tocca il naso di Pinocchio. Ma il titolo è accattivante, perché Vediamo, questo. eccolo qua. Dio, Michelangelo e Iacovitti per Pinocchio. Va bene, allora ricordiamo gli appuntamenti che sono importantissimi. Ottavo Festival di Favolà, Pinocchio, storia di un burattino e di un terremoto, e vediamo le date, così prendete appunti. Amatrice 26-29 agosto, Arquata del Tronto 2-5 settembre, Norcia 9-12 settembre. Vogliamo finire con un invito ai nostri amici per partecipare a Sì, questo evento? beh, io spero che chi, specialmente quelli del mio territorio, che magari hanno bambini, di approfittare, ad essere solidali con queste 3 zone terremotate e portare anche i bambini e loro stessi a vedere una gran bella manifestazione.